non un ampliamento, ma un vero e proprio raddoppio che darà vita di fatto ad una nuova discarica. Così nella sede di Confindustria a Mozzagrogna, un gruppo di imprenditori che opera nella zona industriale di Ciarratina definisce l'ipotesi di nuova perimetrazione della discarica consortile presentata all'ultima assemblea dei sindaci soci dal presidente di Ecolan. La contestazione viene rappresentata tecnicamente alla folta platea di amministratori locali e cittadini dall'avvocato marchigiano Leonardo Filippucci, quale esperto del settore. La decina di aziende che contesta l'iniziativa è guidata da Adelio Cianfrone, titolare della Albergo Castel di Septe. Ci sono poi alcune imprese automotive, Pierburg, Compi, Baumark, CAM, ICOM e l'industria agroalimentare Cinquina. Tutti lamentano l'odore pungente che prende la gola. Un raddoppio dell'impianto di Ciarratina condannerebbe quindi le attività alla chiusura o alla delocalizzazione. Il territorio è già interessato da un impatto ambientale, dice il consulente legale, con le vecchie discariche di Serre e Semataf. Non si tratta in realtà di un progetto di ampliamento, spiega l'esperto. Qui parliamo di impegnare un'area di 20 ettari limitrofa alla discarica esistente, ma su un'area distinta e maggiore di quella attuale. Parlare di ampliamento è fuorviante. Un progetto che può anche vedere centinaia di migliaia di metri cubi. Quindi la prima valutazione è che non si tratta in realtà di un semplice progetto di ampliamento come ce ne sono stati magari fino ad oggi. Fino ad oggi, anche in tempi recenti, ci sono stati, e poi lo vedremo, delle autorizzazioni per dei sopralzi della discarica esistente. Qui parliamo di impegnare un'area di 20 ettari, limitrofa per carità alla discarica attualmente esistente, ma su un'area distinta rispetto a quella attuale, su un'area maggiore di quella attuale. Quindi parlare di ampliamento in sé può essere già fuorviante, qui si sta di fronte a un nuovo progetto di discarica.